Difende l'operato del governo il ministro per le riforme Maria Elena Boschi oggi a Firenze per un'iniziativa elettorale, a partire dalle misure per il lavoro e dalla legge elettorale. Erano soltanto 10 anni che il nostro paese aspettava una nuova legge elettorale, 10 anni di campagna elettorale in cui andavamo a dire che non ci piaceva il Porcellum, che il Porcellum era vergognoso, che lo dovevamo cambiare. Ci è voluta una sentenza della Corte Costituzionale che ci dicesse che era illegittimo il Porcellum per arrivare finalmente ad avere una nuova legge elettorale. E non è soltanto il fatto di avere una legge elettorale che funziona, perché guardate che se in altri paesi la stanno studiando per imitarla, in Spagna, in Israele, stanno pensando di copiare il modello dell'Italicum nei loro paesi perché funziona, perché garantisce quella certezza di risultato e quella stabilità. Una stabilità che serve non soltanto per poter portare avanti i propri programmi, ma anche per essere inchiodati alle proprie responsabilità, senza alibi. Altro impegno portato a termine è quello sulla legge anticorruzione, di cui il ministro ha sottolineato il valore simbolico in occasione dei 20 anni dalla strage in cui perse la vita Giovanni Falcone. Noi oggi stiamo ricordando in tutta Italia, dopo 23 anni, la strage di Capaci. Falcone, la sua scorta, sua moglie, molti di noi, io per prima, che ero una bambina quando purtroppo accadde la strage di Capaci, abbiamo poi deciso di studiare legge, di impegnarci anche nella vita pubblica, politicamente, anche molto colpiti da quei fatti. Ecco, noi 2 giorni fa in Parlamento, nelle norme che puniscono in misura più severa, più grave, chi commette atti di corruzione, abbiamo anche inasprito le pene contro i mafiosi.